il CDA di Abrex ha approvato questo programma composto da quattro progetti che sostanzialmente guardano già oltre il 3 aprile o magari la scadenza che avremo con i prossimi decreti. Dico però che Abrex ha individuato quattro azioni in questo programma. La prima prevede un maggiore sostegno all'accesso al credito dalle imprese che usano il nostro circuito. Quindi noi abbiamo già superato i 10 milioni di euro di acquisti, di vendite che le imprese hanno fatto in Abruzzo utilizzando il nostro strumento. Abbiamo deciso di aumentare del 20% d'ufficio a tutti i nostri iscritti la linea di credito. Questo significa che alla ripresa, ma anche adesso, perché sono aziende che stanno acquistando e vendendo anche in questo momento, le aziende avranno il 20% in più di liquidità per fare acquisti da altre imprese abruzzesi. L'altra misura che abbiamo approvato è quella di sostegno alle famiglie in difficoltà, perché ci sono tanti imprenditori, artigiani, professionisti che se non hanno una fonte di reddito, e non ce l'hanno adesso da quasi un mese ormai, non riescono a garantire non l'attività di impresa, ma il sostegno alla famiglia. E poi l'altra misura è quella degli accordi con le associazioni di categoria. Abbiamo deciso di offrire alle imprese attraverso le proprie associazioni di categoria la possibilità di iscriversi al circuito Abrex a condizioni particolarmente vantaggiose, cioè 3 mesi, 6 mesi di gratuità e tante altre opportunità. E l'ultima azione l'abbiamo riservata ai dipendenti delle imprese, perché noi abbiamo più di 100 dipendenti di imprese che usano il nostro circuito, tutti hanno bisogno di liquidità. Il problema più grande che ci troveremo davanti alla ripresa sarà il crollo della domanda, e quindi abbiamo deciso di offrire gratuitamente ai dipendenti delle aziende la possibilità di utilizzare il circuito Abrex. Noi non siamo la soluzione ai problemi del mondo, figuriamoci se possiamo esserlo, però siamo un pezzettino di soluzione per le imprese abruzzesi. Lo siamo stati in questi primi 4 anni di attività, raggiungendo 10 milioni di euro di acquisti e di vendite. In questo momento stiamo lavorando. Stiamo lavorando da una parte a garantire vendite e acquisti alle imprese che stanno lavorando, e dall'altra stiamo lavorando a costruire delle soluzioni per la ripresa.